Da un lato l'allestimento della sala pozzi e della ludoteca concesse dall'amministrazione comunale a sostegno delle famiglie ucraine scappate dalla guerra. Dall'altro lato l'organizzazione di un nuovo viaggio per salvare altri innocenti in fuga dai bombardamenti. L'associazione Noi con voi di Samarate non si ferma e dopo aver coordinato l'arrivo in città di 75 ucraini lunedì scorso, ora rappresenta il punto di riferimento per le famiglie italiane che hanno deciso di ospitare i rifugiati nelle loro case. Raccogliamo cibo, vestiti, medicinali, tutto ciò che possa essere utile a queste persone e che possa quindi supportare chi ha deciso di aprire le porte della propria abitazione per offrire rifugio a chi ha più bisogno, spiega il segretario dell'associazione Carlo Puricelli. Adesso noi abbiamo costituito un centro raccolta che si trova a San Macario, in via Gelata, presso la Sala Pozzi. E lì ci sono moltissimi altri volontari che ricevono, smistano, preparano e poi consegnano a queste persone che arrivano, che praticamente hanno perso tutto perché più di una borsa non sono riusciti a portare. Noi come amministrazione abbiamo fornito proprio all'associazione Noi con voi la sala Pozzi, che è la nostra sala consiliare, proprio per raccogliere i materiali di prima necessità. Proprio oggi gli abbiamo dato anche lo spazio della ludoteca, visto che ci sono i bagni, perché le donazioni della città di Samarate stanno veramente arrivando da tutte le parti e sono veramente tanti, quindi hanno bisogno di spazi. E poi ringrazio tutti, ringrazio veramente i samaratesi per il cuore d'oro che hanno, non avevo dubbi perché già con la pandemia si erano veramente comportati benissimo e con la crisi dell'Ucraina ancora di più. Vi ringrazio di cuore. E poi si pensa già a un nuovo viaggio per riuscire a trarre in salvo altre persone. Noi ripartiremo giovedì sera, un po' più strutturati. Perché il primo gruppo partirà in aereo da Orio al Serio e venerdì mattina sarà operativo con macchine e furgoni che noleggeremo in Polonia. Saremo raggiunti probabilmente da due pullman e da altri volontari e saremo operativi per tutto il weekend. Per noi è stata una grandissima risorsa la Croce Rossa di Busto Arsizio perché è venuta con noi con un'ambulanza per il primo viaggio e ci garantisce ancora per questo viaggio la loro partecipazione. Intanto gli ucraini ospitati a Samarate, ma anche a Ferno, Lonate Pozzolo, Busto Arsizio, Carnago e in altri comuni del Varesotto ringraziano le famiglie che li hanno accolti. Ringraziamo di cuore tutte le famiglie italiane che ci stanno aiutando e preghiamo perché la guerra possa finire al più presto. Tra di loro anche un giovane sedicenne già ospitato a Samarate negli anni scorsi nell'ambito del progetto Chernobyl e che non solo ha imparato molto bene l'italiano, ma ha anche iniziato ad apprezzare il nostro sport nazionale, il calcio. Lui tifa Inter ed è sfida aperta con il sindaco Puricelli, grande tifoso del Milan. È un ucraino un po' strano, visto che c'è il grande Shevchenko che è dalla parte del Milan, lui purtroppo tiene all'Inter, andremo comunque a vedere il derby Inter Milan, la semifinale di ritorno di Al Coppa settore Italia. verde. E poi che vince il Milan, che vince l'Inter, volevamo andare a Roma a vedere la finale in caso insieme. Va bene.